Le previsioni meteo lo avevano annunciato nei giorni scorsi. La neve è arrivata anche nel nostro territorio. Se lungo la costa ha sempre piovuto, verso l'entroterra è stata la neve a far da protagonista la giornata di ieri, con temperature registrate sotto lo zero e i più 3 gradi. Ci troviamo a Cagli, qui nella notte tra sabato e domenica la neve ha imbiancato tutto il paese. Grazie alle immagini girate dalla webcam posizionata nel centro città, possiamo vedere come nell'arco della notte del 10 gennaio la neve ha imbiancato Piazza Matteotti, ancora illuminata dalle luci e dall'albero di Natale. Situazione tranquilla nelle strade dentro e fuori del paese, grazie al lavoro degli spazzaneve e dei spargisale in azione dalle prime ore del mattino. Nonostante la neve, ieri i cagliesi si sono concessi anche una passeggiata all'aria fresca o chi ha preferito giocare con lo slittino. Scuole chiuse invece questa mattina, sia per colpa del tempo che per la delicata situazione di queste ore nelle strutture sanitarie dell'entroterra, soprattutto ad Urbino. Domani, martedì 12 gennaio, lezioni confermate. Abbiamo revocato l'ordinanza di sospensione delle lezioni scolastiche e quindi ecco, nella giornata di martedì le lezioni si svolgeranno regolarmente. Nella giornata di lunedì tutto è andato per il meglio, siamo partiti con il piano neve, non attivandolo tutto chiaramente perché essendo molto vasto il territorio, diciamo che la neve ha avuto effetti diversi a seconda delle zone, addirittura in alcune zone non è stata neanche presente, in altre invece è caduta insomma con 20-25 centimetri e quindi siamo intervenuti in modo diverso. Però ecco, per martedì le scuole saranno regolarmente aperte. Ma la neve ha anche toccato le località di Serravalle di Carda e sul Monte Nerone, dove si è registrato 1,20 m di manto bianco. Vedete qualcosa? Sono no. Imbiancato Urbino, Frontone, Monte Copiolo, Pergola e Monte Pietralata. Anche sulle Cesane la situazione è spettrale e c'è chi, nel tempo libero, ha realizzato un pupazzo di neve rigorosamente in mascherina. Ugualmente nel sud delle Marche, dove i fiocchi hanno toccato le località di Cingoli, Camerino, San Severino e Castiglioni di Sassoferrato. Atteso un nuovo peggioramento nel weekend. Nel corso dei prossimi giorni le condizioni andranno via via migliorando, infatti sia per la giornata di martedì, mercoledì e anche di giovedì avremo un aumento del campo barico che appunto favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Tuttavia l'aria fredda che è giunta in questi giorni si farà sentire soprattutto nelle ore notturne, infatti i valori minimi continueranno a mantenersi al di sotto dello zero con punte anche di meno 4, meno 5 gradi sui settori interni e dove appunto saranno possibili diffuse gelate. Poi nel corso del prossimo fine settimana, in particolare tra la giornata di venerdì e quella di domenica, arriverà un nuovo impulso di aria artica proveniente dai Balcani che appunto potrà determinare un nuovo peggioramento con delle precipitazioni nevose che questa volta potranno raggiungere anche quote pianeggianti, quindi ci attendiamo nevicate soprattutto nella giornata di venerdì e nella giornata di domenica che potranno raggiungere anche le quote basso collinari pianeggianti e qualche fiocco non escluso anche lungo la costa. E le temperature in questa fase tenderanno nuovamente a diminuire sotto la spinta di venti freddi dai quadranti nord-orientali.